parte del personale sanitario destinato al polo Covid chiede sicurezza in ambienti di lavoro e formazione qualificata e in mancanza è al vaglio l'ipotesi di un esposto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari. La divisione destinata a pauci sintomatici è in via di espansione e per ricavare nuovi spazi si rischia l'accorpamento di altri reparti come nefrologia e cardiologia. Sul punto è intervenuto il sindaco Stasi sul commissario Betterini al fine di scongiurare tale ipotesi. Nel frattempo si invoca sicurezza. La funzione pubblica CGIL ha dichiarato sin dall'inizio il suo parere favorevole rispetto all'apertura di un polo Covid per questa città, che sia a servizio ovviamente di un territorio ben più ampio. Lo dobbiamo ai cittadini, lo dobbiamo alla Calabria, lo dobbiamo al sistema sanitario purtroppo carente, lo dobbiamo appunto alle necessità di avere in loco la possibilità di poter curare, ce ne sono purtroppo tanti casi anche nel nostro territorio, i pazienti affetti da Covid e che abbiano bisogno di ricovero. Ovviamente è necessario che il tutto avvenga in massima sicurezza, nel pieno rispetto dei protocolli che consentono l'apertura di un polo Covid, per cui nessuna promiscuità, nessuna possibilità di contagio, creazione di percorsi che siano unicamente utilizzati per il trattamento dei casi Covid, nessuna possibilità appunto di poter contaminare altri ambienti. Per fare questo è necessario un confronto continuo ed è necessario anche arrivare preparati, perché ogni impreparazione, ogni approssimazione in materia purtroppo metterebbe tutti quanti nelle condizioni di essere seriamente preoccupati, così come oggi lo siamo. E lo siamo perché non abbiamo notizia ad oggi che si possa procedere con serenità all'apertura del polo Covid senza che siano rispettati i protocolli in materia di sicurezza. In primis non si arriva con adeguata preparazione all'apertura del polo Covid attraverso per esempio le figure professionali necessarie e ben edotte rispetto alle metodologie di trattamento. Non metto in discussione qui la professionalità ovviamente che è sempre alta dei medici, degli infermieri necessari per l'apertura del polo Covid, quindi del personale sanitario. Metto però in discussione il fatto che non ci sia una preparazione continuativa, non ci sia appunto una formazione permanente, che si arrivi come al solito ad aprire dicendo di voler aprire o che comunque è stato aperto il polo Covid, ma non ci risulta che ci sia stata l'adeguata formazione professionale specifica per la materia. Si prefigurano dei problemi relativamente alla formazione del personale da indirizzare nel polo Covid. C'è chi eventualmente preannunzia anche un esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari. Non possiamo che essere convinti che in questa materia, in campo di sicurezza del cittadino e delle professionalità della sanità, sia necessario che ci sia la massima chiarezza. Nel momento in cui abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere appunto che ci sia la massima formazione, la massima esperienza messa in campo, lo chiediamo non a torto. E giustamente i medici, gli operatori sanitari si preoccupano ed eventualmente, quindi nel momento in cui pensano di rendere nota la loro posizione, lo fanno per giusta causa, quindi lo fanno perché sono effettivamente convinti che quel procedimento che stiamo invocando da mesi rispetto alla sicurezza del personale sanitario non sia adeguatamente appunto predisposto e preparato. Ritiene, così come è posta l'organizzazione, vulnerabile il sistema interno al polo Covid del Nicola Gianettasio? Purtroppo se rimane questo stato di cose il sistema continuerà ad essere molto vulnerabile. Noi abbiamo necessità di tracciamenti ed è vero che si sta perdendo un po' la possibilità dei tracciamenti in tutta Italia. Abbiamo purtroppo esperienze che in larga parte del territorio nazionale anche il tracciamento è diventato una difficoltà. Qui alle difficoltà oggettive aggiungiamo anche le difficoltà soggettive, cioè le difficoltà di un territorio, le difficoltà di una regione che non riescono a programmare il minimo tracciamento. Uno per tutti, anche la vicenda dei laboratori analisi. Sappiamo che è pendente una richiesta di istituzione di laboratorio analisi per la lavorazione dei tamponi, quindi il processamento dei tamponi, per rilevare appunto la presenza o meno del Covid. Sappiamo che dovrebbe essere autorizzato da qui a breve per l'apertura a Rossano. Anche lì è necessario evitare che ci siano promiscuità, cioè non si può nello stesso laboratorio istituire un laboratorio che appunto vada a processare i tamponi
e contemporaneamente che operi anche su tutte le altre patologie, perché lo sappiamo, le patologie non si fermano di fronte al Covid, vanno comunque avanti e c'è necessità comunque di procedere con l'ordinaria attività gestionale di qualunque altro tipo di esame. Al contrario, abbiamo una direzione, ecco, che sta perseguendo questa ASP, che è quella di snellire la possibilità di processamento degli esami. Una su tutte, nella città di Corigliano Rossano, alla presenza di due laboratori di analisi pubbliche, una presso l'ospedale di Corigliano, l'altra presso l'ospedale di Rossano, l'obiettivo predisposto dalla rete territoriale e quindi dalla commissaria Bettelini, che abbiamo fortemente contestato e per il quale ci attendiamo anche un urgente incontro, avendolo sollecitato come funzione pubblica CGL già da più tempo, non è pensabile che si possa chiudere il laboratorio analisi, appunto, dell'ospedale di Corigliano pensando di concentrare tutto su Rossano. Non sono questi né i tempi né i modi. Noi abbiamo in realtà pensato che tramite uno dei due laboratori, in questo caso il laboratorio di Corigliano, potrebbe cominciare per esempio a processare gli esami sierologici, che darebbero anche uno screening di massa ai tanti cittadini in attesa di poter sapere qual è la loro condizione attuale, perché non è pensabile fare tamponi, che peraltro sono inesistenti nel sistema pubblico, o andare a farli nel sistema privato con aggravio di costi a carico del cittadino, e quindi avere questo patema pensando che il risultato possa arrivare non prima di 5-6 giorni, perché sono i tempi medi di attesa. Tutto questo deprime e condiziona fortemente la possibilità, appunto, che ci possa essere un controllo dei contatti, quindi che ci possa essere quel famoso tracciamento. È una delle questioni, questo spazio temporale di 5-6 giorni dall'effettuazione del tampone fino a quando non arrivi il risultato, che condiziona pesantemente la possibilità, appunto, di sapere quali e quanti cittadini possano essere venuti in contatto della persona, appunto, che ha fatto l'esame. Ecco, un esame sierologico consentirebbe oggi di avere un risultato in pochissime ore e quindi di poter contenere il contagio tramite un tracciamento che diventerebbe ancora più importante. Noi pensiamo che la struttura pubblica si debba fare carico anche di questo, quindi uno screening di massa che consente intanto al sistema sanitario pubblico di avere un quadro più netto, più preciso rispetto agli eventuali contagi, e pensiamo, appunto, che presso il laboratorio analisi di Corigliano, questo, essendoci gli strumenti adatti, essendoci le attrezzature necessarie, essendo anche un esame dal basso impatto dal punto di vista economico, un esame, appunto, che possa essere preso in considerazione. Ci auguriamo che la commissaria Bettelini prenda immediatamente in carico la nostra richiesta urgente di incontro e decida di convocarci al più presto, proprio per evitare che il tempo passi, perché il tempo che passa non depone a favore della sanità pubblica. La vulnerabilità del sistema è confermata dai livelli di accoglienza al Gian Etasio e di ieri un video divenuto virale di un giovane trentenne sospetto Covid tenuto per una intera giornata in attesa dell'esito del tampone in una tenso struttura dismessa in pessime condizioni igienico-sanitarie. Ho dovuto fare pipì in questo barattolino, purtroppo c'ho una polmonite, da quello che mi hanno riscontrato mi hanno parcheggiato da stamattina qui dentro. Come potete vedere c'è tutta sporcizia, foglie, mi hanno gentilmente concesso una stufetta